era stata declassata tenenza ad inizio 2014, ma a breve verrà ricostituita la compagnia dei carabinieri a Sansepolcro. Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale. È stata infatti accettata dal comando generale dell'arma la proposta del sindaco Cornioli. Ripristino della compagnia significa che Piave Santo Stefano e Caprese Michelangelo torneranno con la compagnia di Sansepolcro, significa avere una decina di uomini in più, dei mezzi, il nucleo radiomobile, dunque ritorneremo a vedere le gazzelle sul nostro territorio. Dunque questo è sicuramente una grande soddisfazione per l'amministrazione. In termini di sicurezza cosa comporterà questo ripristino? Beh, in termini di sicurezza avere un'autonomia investigativa in primis. Oggi qualsiasi tipo di indagine è stata portata avanti dai nostri carabinieri, è stata comandata dal comando provinciale di Arezzo. Quindi immaginate quanto sia importante ricostituire un nucleo investigativo, no, qui a Sansepolcro, e la velocità con cui in ogni occasione ci sia bisogno di intervenire possa intervenire la compagnia dei carabinieri di Sansepolcro. Significa di fatto una vicinanza completamente diversa alla città e alla vallata tutta, una vicinanza che significa avere a Sansepolcro riferimenti e non averli più a Arezzo. Questo credo che sia insomma il modo migliore di rispondere a queste esigenze che purtroppo ultimamente coinvolgono anche il territorio. L'ondata di furti che c'è stata anche a Sansepolcro, che nel giro di 2 anni insomma ha di fatto tolto la tranquillità a tante famiglie, altri gravi casi di cronaca che sono andati anche nella cronaca nazionale a Sansepolcro, insomma tutti elementi che hanno di fatto insomma giocato in questa partita a favore della ricostituzione della compagnia. La decisione è adesso al vaglio finale del coordinamento delle forze di polizia in attesa dell'ok definitivo.